non dimentico nulla, non dimentico quando Roma era Roma ladrona, quando i romani erano quelli che in fondo un po' se la meritavano questa città, perché sono quelli che non fanno niente, sono quelli che s'adagiano, sono quelli che un po' ci campano pure loro. Beh, i romani sono quelli che lavorano di più in Italia. Lavoriamo 1899 ore l'anno rispetto alle 1750 della Milano tanto chiamata. Siamo quelli che paghiamo di più, paghiamo 2700 euro l'anno per non avere niente. E allora l'altro giorno facevo un esempio: ma se tu vai a comprare un chilo d'arance e dopo che gli hai dato 1,70 euro, quello ti guarda e ti dice vabbè ciao grazie, ma te io dici scusa ma arance? E quello gli dice vabbè se arance mo mi dati i soldi, mo va casomai all'ufficio, all'URP, fa una protesta, metti una firma. E no, e tu stai lì e ti incazzi un pochettino. E perché allora, se paghiamo il 71% di tasse, non ci incazziamo un pochettino e cominciamo a dire se io te pago, tu me devi dai servizi? Ma perché? Ma perché? E quindi con coraggio, oggi veniamo in piazza, non ce va nessuno in piazza, eh? Tutti chiusi dentro le stanzette, abbiamo detto che il PD probabilmente la chiusura la fa a Via della Lungara, si avvicina al prossimo palazzo che andrà a occupare, perché tanto è quella la fine che fanno. Stanno tutti lì, signori. Paura. E sapete di che cosa hanno paura? Hanno paura della legalità. Hanno paura che qualcuno gli dice, se può fare. La mazzetta, non mi interessa, grazie. C'è bisogno di un bando di gara. Avete visto che Roma non funziona più niente? Ci sono i parchi che ondeggia l'erba alta 2 metri. Ci sono i tombini che non si possono guardare. C'è mondezza ovunque. E sapete perché? Perché tutto quello che era stato esternalizzato era stato dato alle cooperative di mafia capitale. Tutto indistintamente. Adesso che si sono bevuti le cooperative di mafia capitale, non c'è più nessuno che fa nulla. E stanno aspettando. Stanno lì e vedono che cosa succede, nella speranza che forse rientrano là dentro e ricomincia tutto il circolo. E allora è questo che io mi sento oggi su questo palco di chiedere ai romani: ma voi avete voglia di cambiare o avete voglia che tutto rimanga esattamente com'era? Io ho visto, c'è su internet un manifesto delle scorse elezioni del 2013 per Alemanno sindaco bis, pure la seconda volta ce lo volevano lasciare, la seconda volta, e su quel palco facevano la chiusura al Colosseo e c'era sto cartellone che c'era scritto al Colosseo Berlusconi, Alemanno, la Meloni e Storace, stavano tutti insieme, un romano ha preso, ci ha attaccato un cartellino e gli ha scritto i leoni li porto io. Oggi